raggiungo il dottor Claudio Ascani, bentornato. Buongiorno. Dottor Ascani, davvero, perché all'inizio l'abbiamo accennato, io ho parlato di mal di schiena, dolore alle gambe, improvvisamente questi due sintomi potrebbero essere collegati tra loro. E allora, e può essere una causa comune, può essere la cosiddetta stenosi, è una brutta parola, però capiamo bene, è un restringimento, poi ci spiegherà molto bene il dottor Ascani, un restringimento del nostro canale vertebrale, per cui tutto dipende dalla nostra colonna. Esattamente però, dottor Ascani, che cos'è? Allora, abbiamo parlato dell'influenza fino adesso, e sicuramente l'influenza e la lombalgia sono tra le cause maggiori di assenza dai posti di lavoro, proprio perché sono delle patologie che affrontano una grande quantità di popolazione con un interessamento estremamente diffuso. La stenosi in particolare è una condizione che noi riscontriamo frequentemente in un'età un po' più avanzata, ed è legata a un processo di artrosi che, come abbiamo visto in passato, coinvolge molto spesso le nostre articolazioni e in questo caso coinvolge direttamente la colonna vertebrale. Allora, noi abbiamo classicamente il sintomo più evidente, che è quello del dolore, il dolore lombare prevalentemente, o cervicale, perché la stenosi è una patologia che può interessare vari distretti della nostra colonna vertebrale. E questa patologia è legata a una sorta di restringimento che si viene a verificare quando parliamo appunto di una stenosi che è presente nell'età avanzata, perché a volte possono esserci delle condizioni in cui la stenosi è presente già e nelle prime fasi della nostra vita, però questa è una cosiddetta stenosi di origine congenita ed è legata a delle patologie più importanti, a volte delle patologie malformative come la condroplasia o cose di questo tipo, che possono determinare un restringimento congenito del canale. In generale, quando invece colpisce la, diciamo, parte, la seconda parte della nostra vita, è legata a un processo artrosi. Di artrosi. Artrosi. Ecco, per cui le cause principali sono l'artrosi, come lei ha detto, oppure anche delle produzioni delle ernie, no? L'artrosi noi la consideriamo come la causa principale, però dovendo parlare di un canale vertebrale, il canale vertebrale dobbiamo immaginarlo esattamente come un tubo, immaginiamo le cui pareti sono formate da varie parti. Dovremmo avere anche delle immagini a supporto che magari ci possono aiutare in questo, nella descrizione proprio di questo restringimento. Abbiamo un modello anatomico dove si vede al meglio qual è la nostra struttura dal punto di vista della colonna, e noi vediamo esattamente come quelle che sono le strutture nervose, che sono appunto le parti in giallo che noi vediamo in questo punto, passano all'interno di un canale. Ecco, qui lo vediamo nell'immagine che sta andando in questo momento. Il canale vertebrale può andare incontro a un restringimento. Perché? O anteriormente, quindi in questa parte che noi vediamo, che è appunto il disco intervertebrale, che è una sorta di piccolo ammortizzatore che è messo tra le singole vertebre, questo disco può andare incontro, come vediamo adesso in questa immagine, ad una fuoriuscita nella parte posteriore. Questa fuoriuscita persiste, rimane nel tempo, va incontro a una sorta di calcificazione, e quindi quello che abbiamo, come vediamo in questa immagine, perdiamo spazio, il nostro midollo e le radici nervose cercano di trovare uno spazio alternativo, ma essendo un canale, essendo quindi uno spazio ristretto, il senza dubbio rimane legato, diciamo, il midollo a quella che è la possibilità che lui ha di potersi spostare. Nel caso della colonna cervicale il canale vertebrale è un po' più ampio e conseguentemente è più tollerata questo restringimento. Nel caso del canale lombare il canale è più ristretto, proprio la caratteristica anatomica di essere più ristretto, e conseguentemente il midollo o le radici nervose, che sono queste gialle che noi vediamo che fuoriescono da questi piccoli canali, queste hanno e vanno incontro a un processo di perdita di spazio. Esatto. La stenosi è una sorta di, immaginiamo come un tubo di gomma all'interno del quale passa dell'acqua, che viene compresso da un sasso, da qualcosa di questo genere, e quindi il passaggio dell'acqua, in questo caso nel caso dei nervi parleremo di un passaggio di elettricità, perché poi è la diffusione della, diciamo, del messaggio nervoso è attraverso una sorta di, diciamo, di corrente elettrica che passa nel nervo. I sintomi, perché molte persone insomma descrivono di avere, insomma, quando hanno questo problema, mal di schiena, ma anche lombalgia, sciatalgia, sono collegate le cose ovviamente. Sì, assolutamente, diciamo, il primo sintomo è sicuramente il dolore però, a differenza dell'ernia del disco, che è una delle altre cause più tipiche del dolore lombare o cervicale,
è un dolore meno violento, ha un'insorgenza graduale. Quello di cui si manifesta, quello di cui lamenta il paziente più frequentemente è che dalla fase iniziale di dolore si passa invece a una fase in cui il paziente comincia a avvertire degli altri sintomi, che sono la perdita di forza, a volte una incapacità a poter camminare per dei tratti di strada che poteva fare in precedenza, necessità di doversi fermare, sedere e poi poter ripartire. Stiamo leggendo, formicolio alla coscia, infatti, esatto. Questa perdita di equilibrio, perdita sensibilità dei piedi. L'intorpidimento, questa perdita di forza si manifesta molto spesso in una sorta di intorpidimento degli arti inferiori, una perdita della sensibilità, questa presenza di questi formicoli ricorrenti, che sono tutti dei sintomi di natura neurologica, cioè di una problematica che è legata alla componente nervosa. A volte ci possono essere sintomi di questo tipo che possono invece accompagnarsi a un'insufficienza vascolare, e in questo caso sarà importante distinguere quali possono essere le cause, se un fatto vascolare. Esattamente. Allora, la diagnosi. La diagnosi va fatta, innanzitutto deve essere il nostro medico che deve indirizzare la nostra diagnosi attraverso una visita che già fa in qualche modo differenziare un'origine vascolare da un'origine nervosa. Nel qual caso, attraverso una radiografia, già noi abbiamo un'idea di qual è il grado di artrosi, con tutti quelli che sono i segni caratteristici, la presenza di questo restringimento del canale, i dischi che perdono la loro altezza, la formazione di questo osso in più, che si chiamano appunto osteofiti, che è legato alla calcificazione dei legamenti e alla presenza di queste escrescenze ossee che si vengono a formare. Ecco, tutto questo è un quadro che già da una semplice radiografia può essere visto. A quel punto il nostro medico di base ci indirizzerà presso uno specialista, che può essere l'ortopedico, il neurologo, il neurochirurgo o in alcuni casi il fisiatra, che deve in qualche modo delineare al meglio quella che è la nostra, diciamo, problematica dal punto di vista della stenosi. Per cui poi si faranno degli esami più approfonditi come la TAC, l'elettromiografia. La risonanza magnetica, la TAC, lo studio neurologico e l'elettromiografia, che servono per poter verificare al meglio questa situazione, il grado di compromissione. Allora, una volta accertato che una persona soffre di stenosi, qual è ovviamente la terapia più adeguata? Non è sempre detto che bisogna intervenire chirurgicamente. Assolutamente no, diciamo la prima fase è sicuramente una fase in cui il paziente deve andare incontro ad un trattamento di tipo conservativo. Il trattamento conservativo prevede l'utilizzo di una terapia medica, di farmaci che aiutino in qualche modo, visto che abbiamo detto c'è una compressione, il nervo tende a soffrire in che senso? Ha una problematica anche dal punto di vista della perdita dell'arrivo e della fuoriuscita del sangue, tutti i processi metabolici in qualche modo vanno a essere interessati e quindi dobbiamo dare dei cosiddetti farmaci neurotrofici, a volte sono delle molecole che noi abbiamo all'interno stesso del nostro organismo che si perdono un pochino, e oppure farmaci antianalgesici contro il dolore o farmaci antinfiammatori. In questo caso, quando insomma, le persone soffrono molto, ovviamente si imbottiscono in questi antinfiammatori, però ci sono quali farmaci possono effettivamente prendere? Diciamo che il controllo del dolore sicuramente rompe un po' un circolo vizioso dal punto di vista dell'insorgenza poi della rigidità, che è l'altro sintomo principe. Il paziente tende a camminare proiettato in avanti. Noi vediamo nei supermercati il paziente che tende ad appoggiarsi al carrello della spesa, tipicamente questa sorta di proiezione in avanti del paziente è legata al fatto che il fatto di essere in flessione del busto, del tronco, determina un miglioramento della sintomatologia, nel momento in cui il paziente si estende. Allora i farmaci sono antidolorifici, analgesici, per esempio il paracetamolo, la banale, quindi il paracetamolo è quello che noi prendiamo per l'influenza, ma lo prendiamo anche per togliere il dolore perché è quello che ha minori sintomi. Oppure oggi si danno sempre di più dei farmaci che sono cosiddetti oppiacei e che hanno una tollerabilità, meno effetti collaterali, più tollerabili rispetto agli antinfiammatori che invece possono darci effetti a livello gastrointestinale. Allora, parliamo anche della terapia del dolore. Oggi sempre di più si va ad affrontare questa terapia in modo multidisciplinare, cioè sono più gli specialisti. La terapia del dolore vuol dire andare a trattare il dolore cronico che emerge con dei farmaci dati in maniera prolungata o con dei trattamenti locali, utilizzando delle tecniche di terapia fisica che possono essere per esempio la radiofrequenza, che vuol dire trasformare il sintomo attraverso questa piccola scossa elettrica posizionata esattamente nel punto di insorgenza del dolore, possiamo trasformare questo sintomo del dolore in una sorta di formicolio accettabile per un discorso, soprattutto nelle persone un pochino più avanti negli anni, che non possono affrontare
affrontare per esempio dei trattamenti chirurgici che possono essere più impegnativi. E quindi in quel caso queste terapie localizzate possono essere assolutamente di aiuto, l'utilizzo di cosiddetti neurostimolatori, come dei piccoli pacemaker che noi usiamo per il cuore, servono anche questi per poter controllare il dolore. Esatto. Chiaramente non risolvere il problema definitivamente, ma controllare il dolore e dare una vita in qualche modo che permetta una tollerabilità. Allora, quando tutto questo ovviamente non funziona, bisogna ricorrere ovviamente alle terapie chirurgiche. Ci spostiamo, adesso andiamo ovviamente per parlare di questo, insomma, salutiamo un suo paziente, dottor, il signor Luigi Castrizza, benvenuto. Allora, prego, dottor Ascani, benvenuto ovviamente. Grazie. Al mio medico. Allora, signor Luigi, lei esattamente qual è la sua storia? So che è stato operato pochi anni fa proprio dal dottor Ascani. Ci racconti che cosa non riusciva più a fare, non riusciva più neanche a camminare. Direi 2 anni prima di essere operato ho cominciato ad avere qualche difficoltà, sentivo delle indolenzimento alle gambe. E a me piace molto camminare, quindi per me cominciava a essere un po' una sofferenza. E ho fatto un po' di fisioterapia, però ho visto che non faceva molto, ritardava solo forse, e mi sono reso conto che prima o poi dovevo operarmi. Cioè, ovviamente non è che lei sentiva tutti questi sintomi, in realtà poi magari, a quanti anni fa ha detto è stato operato? Un 5 anni fa. E quando ho cominciato ad avere dei formicolii alla base delle gambe, piedi, e poi intorbidimento, mi sono reso conto che non potevo andare avanti così. In effetti io viaggiavo moltissimo e quindi ogni tanto mi toccava fermarmi, sedermi. E prendere fiato, come si suol dire. Esatto, cercare di... In effetti al mattino stavo bene, ma durante il giorno avevo queste fitte tremende sulla parte posteriore della gamba, certo, e della coscia, che mi bloccavano. E allora mi fermavo e riprendevo. Allora, dottor Ascani, è stato il percorso anche... Il percorso terapeutico è stato inizialmente quello di fare innanzitutto dei trattamenti rieducativi, riabilitativi, per cercare di verificare se potesse essere quello un qualche cosa di risolutivo. Quando poi si è visto che il sintomo rimaneva, non c'era quindi la possibilità di risolverlo, si è passati al trattamento chirurgico. Allora abbiamo visto il problema della stenosi è questa compressione. E quindi la compressione noi dobbiamo in qualche modo risolverla, la possiamo risolvere cercando di ridare spazio a questo midollo e a queste radici nervose che hanno perso lo spazio. Ecco, stiamo vedendo delle radiografie in questo caso. Vediamo che evidenziano che cosa qua? Un restringimento, vediamo proprio come il midollo, che è la parte bianca che noi vediamo attraverso quella che è cerchiata di rosso, e è interessato da un restringimento, si trasforma, vedete, come in una clessidra. E quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di riaprire, di ridare spazio in modo tale che si abbia normalmente un passaggio normale. Ed è quello che è stato fatto direttamente sul signor Luigi, dove appunto si è dato e ricreato un calibro normale, cioè uno spazio normale del suo midollo, cercando di fare però un'attenzione particolare è chiaro che aprire uno spazio come quello potrebbe essere di per sé abbastanza semplice. Quello che è importante è non creare invece un problema di instabilità poi di questa colonna vertebrale, che è quella che ci deve sostenere, mantenere in una condizione. E quindi nel suo caso è stato fatto un trattamento, direi, con una chirurgia a bassa invasività per cercare di ottenere un ampliamento dello spazio, ma al tempo stesso di dargli una stabilità e quindi consentirgli anche di ottenere una ripresa normale della mobilità della sua colonna. Quali sono le altre terapie chirurgiche in questo caso, oltre a quella che ha fatto, sempre più meno invasive? Oggi sempre di più si cerca di ridurre gli effetti di invasività, perché questo può determinare poi la comparsa a distanza di processi di tipo fibrotico, cioè come se in qualche modo si possa ricreare un problema di questo tipo a distanza, e quindi si cerca di attuare dei trattamenti che siano esattamente direi disegnati su quella che è la patologia del paziente, cercando di ottenere una ripresa dello spazio e al tempo stesso di mantenere una senza dubbio una
stabilità. La stabilità della colonna vertebrale è un aspetto estremamente importante, perché noi al nostro paziente dobbiamo consentire di riprendere una vita normale, quindi la possibilità di potersi diciamo piegare in avanti, la possibilità di poter riprendere a fare quelle che erano le sue attività consuete, normali della vita quotidiana, che sono assolutamente importanti. Quindi dobbiamo strutturare, quindi oggi abbiamo questi trattamenti che permettono di poter eventualmente anche andare a creare una decompressione della colonna e una stabilizzazione senza dover ricorrere a grandi incisioni, a grandi aperture, e questo è estremamente importante perché permette di riprendere più rapidamente la nostra persona. Certo, allora volevo sentire dal signor Luigi, lei appena operato come si sentiva? Insomma? Ma le dirò che mi è stato detto, sta attento perché se non senti dolore non vuol dire che tu stai bene, perché avevo, mi hanno messo una specie di antidolorifico, per cui io non ho mai sentito niente, per me è stata quasi una passeggiata l'operazione. E dopo una settimana sono uscito dalla clinica, è venuto da me una fisioterapista, per un 15 giorni mi ha fatto fare della ginnastica in casa, e dopo direi... Ha recuperato tutto? E dopo vedremo anche, perché insomma faremo vedere esattamente certo, come quelle che sono le possibilità di movimento. E 3 settimane dopo ero già in viaggio con la mia valigetta che ha ripreso il lavoro tranquillamente, insomma non si è messo paura. Ho preso il mio aereo. Forse il messaggio che dobbiamo dire è anche questo, no? Di non avere paura. Tante volte quando abbiamo tutti questi sintomi evitiamo di andare subito dallo specialista. Invece... bisogna cercare in qualche modo di affrontarlo. Questo oggi è un tipo di patologia, e quindi di condizione, più che patologia, diciamo che è una condizione comune che interessa l'età, diciamo, più avanzata, e che in qualche modo si può assolutamente risolvere. Si può risolvere mediante un'attenta valutazione di quelli che sono i, diciamo, problemi, quindi capire se è soltanto un problema di stenosi o se a questa stenosi si associa un movimento tra le vertebre, quello che noi chiamiamo appunto instabilità, oppure se questo è dovuto ad altre patologie che possono determinare questo. A volte per esempio noi verifichiamo nell'osteoporosi la comparsa di questi collassi vertebrali, queste fratture vertebrali, e queste fratture vertebrali possono di per sé essere un altro dei motivi, dei problemi che determinano un restringimento di questo canale. Quindi affrontarlo è possibile. Ed è possibile perché ci sono adesso dei trattamenti anche mini-invasivi. Insomma, esatto, è possibile farlo anche chirurgicamente con una situazione di massima, diciamo, tollerabilità da parte del paziente. Oggi sempre di più rispetto a prima, dove prima dovevamo sottoporre il paziente a lunghi periodi di, diciamo, di attenzione, di stare a letto, di mettere dei buchi. Adesso i tempi di recupero si sono accorciati. Assolutamente sì. Oggi noi mettiamo il paziente, cerchiamo di far passare dalla fase chirurgica alla fase in cui è il recupero della normalità il più breve tempo possibile. Quindi cerchiamo di mettere il paziente senza dubbio in una condizione di ottenere una ripresa funzionale. Cioè, infatti subito, se dopo una settimana subito. Non ma lui il giorno paura. Dopo l'intervento era già in piedi, già questo è l'aspetto fondamentale. Ecco, la fisioterapia, perché il signor Luigi ha parlato di fisioterapia, per cui fisioterapia, un post-operatorio. Sì, noi sappiamo che la colonna vertebrale non è soltanto la colonna vertebrale, quella che noi abbiamo, che abbiamo visto anche nel modello, noi abbiamo anche una colonna anteriore che è data dai muscoli addominali, che deve servire per cercare di sostenere il nostro carico, quindi dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio, ed è per questo che con la rieducazione si deve cercare di riattivare molto spesso anche la muscolatura addominale in modo tale da ottenere un bilanciamento e quindi togliere un po' di carico sulla colonna vertebrale, perché è una delle motivazioni per cui si forma questa artrosi. La sedentarietà della nostra età determina un passaggio del nostro carico verso la colonna vertebrale piuttosto che sulla colonna anteriore. Deve essere un equilibrio perfetto. Un equilibrio perfetto, e quindi la rieducazione prevede, poi nel suo caso lui è estremamente magro, esatto. Quindi la possibilità di questa è fortuna e dà la possibilità di ottenere quindi una buona distribuzione dei carichi. Per cui è importante insomma la fisioterapia post la rieducazione, sì, la fisioterapia post, anche l'utilizzo a volte di terapie fisiche. Tutto questo contribuisce alla ripresa funzionale. Allora adesso ci alziamo, ci mettiamo in piedi per poter fare magari far vedere il signor Luigi come ovviamente ha recuperato un po', insomma, dopo appena 5 anni. Allora, venga qui signor Luigi, venga qui, ecco, di fronte alle telecamere così facciamo vedere. Ecco.
Ecco, allora, quello che è evidente nel paziente, diciamo, con il problema della stenosi è che l'atteggiamento dal punto di vista, come diciamo, della postura è tendenzialmente reclinata in avanti. Ah. Cioè il paziente ha proprio questo tipo di atteggiamento e questo nasce dal fatto che... Un po' scogliotico, cioè nel senso che... No, proprio è un atteggiamento di proiezione in avanti del tronco e questo serve al paziente, in qualche modo è un cosiddetto meccanismo diciamo antidolorifico, si dice acamatico, ma si dice antidolorifico, nel senso che se sta invece in estensione tende a sentire dolore. Allora lui era in questa condizione, camminava in condizione sempre di proiezione anteriore, invece adesso ha recuperato la sua postura in maniera normale. Per quanto riguarda la mobilità, che è uno dei problemi che si avvertono sempre quando parliamo con i pazienti di interventi sulla colonna vertebrale, ecco, noi facciamo poi quando rivediamo il paziente. Molte persone sono terrorizzate. Come faccio poi? Perdo la mobilità, non posso più passarmi. Ecco, noi quando rivalutiamo il nostro paziente in un momento di visita successiva al trattamento, vediamo, adesso le faccio piegare in avanti al massimo, vedere la mobilità che rimane a livello della colonna e quindi la possibilità di ottenere una ripresa funzionale completa, ecco in avanti di qua, adesso lateralmente, quindi la mobilità residua che resta è una mobilità direi del tutto completa. Questi sono poi gli esercizi che devono essere fatti una volta anche. Assolutamente che sì. La fisioterapia, insomma la fisioterapista in questo caso fa fare per la rieducazione. Certo, ovviamente. Non perdere assolutamente questa che è la mobilità, l'elasticità una volta riacquisita dopo il trattamento chirurgico. Come dicevo, insieme a un buon equilibrio della colonna anteriore che deve servire a ottenere un recupero il più completo possibile della muscolatura a livello addominale. Allora, grazie davvero, grazie a signor Luigi, grazie. Noi, dottor Ascani, ci riaccomodiamo ovviamente alle nostre poltrone per tentare anche di parlare di prevenzione, se esiste, se è giusto anche parlare di prevenzione in questo caso. Sì, direi è assolutamente fondamentale, abbiamo visto appunto parlando, non dobbiamo sempre pensare che la nostra colonna possa essere un qualcosa di rigido, la nostra colonna vedete già come è conformata con queste curve che fisiologicamente servono a distribuire il carico, è chiaro che se noi nell'età perdiamo la funzionalità della muscolatura, non mi stancherò di ripetere il fatto che bisogna pensare che questa colonna è un grande patrimonio che dobbiamo tutelare mantenendo un buon equilibrio dal punto di vista della postura. La postura vuol dire proprio l'equilibrio che noi abbiamo ed è chiaro quindi che quando si tenta di perdere, cioè si perde completamente questo, si va a sovraccaricare e il sovraccarico vuol dire quindi un'eccessiva diciamo fiducia che noi diamo alla nostra colonna invece si traduce molto spesso in una difesa stessa della colonna che tende a diventare più rigida. Il problema della rigidità si trasforma in quello che è il problema dell'artrosi. L'artrosi è come avviene nelle altre articolazioni una perdita del movimento. Quindi la prevenzione prevede riprendere il movimento, mantenere il movimento, quindi non perdere in un certo senso la capacità anche in un'età più diciamo, matura di fare della ginnastica dolce, anche lì deve essere una sorta di ginnastica in qualche modo adeguata a quelle che sono le età, le capacità di resistenza meccanica che l'organismo ci dà in relazione ai problemi dell'osteoporosi, quindi senza mai volerci confrontare con il più giovane nella stessa diciamo, palestra. Non dobbiamo fare una corsa, insomma, fare però della ginnastica che prevede quindi trattamenti diciamo, della nostra colonna e darci la possibilità di riprendere mobilità. Che l'aspetto, noi dobbiamo sempre lottare con le articolazioni o con la colonna che in qualche modo va verso una rigidità, ecco, dobbiamo sempre cercare di contrastare questo. E quando invece questo non avviene, fiducia in un certo senso. Quando ci dobbiamo, ovviamente, dobbiamo ricorrere subito a uno specialista oppure quantomeno al nostro medico, perché tante volte è vero, noi soffriamo il mal di schiena un po' come il mal di testa, insomma, almeno una volta nella vita capita un po' a tutti. Quando è che ci dobbiamo iniziare a preoccupare? Qual è l'altro sintomo? Io ho detto, abbiamo parlato all'inizio di avere mal di gambe, no? Questo, sì. E come il signor Luigi ha parlato di formicolio anche alle gambe, ma qual è il campanellino che ci deve far correre? Il nostro campanello d'allarme deve essere assolutamente questo, il fatto, ecco la storia è abbastanza caratteristica, la perdita della forza, il fatto che il paziente comincia improvvisamente a non poter più camminare, quindi ha avuto la storia di dolore, perché è quasi sempre presente una storia di dolore lombare o cervicale, ma parliamo della colonna lombare, quindi il dolore lombare è
è abbastanza evidente, e poi c'è questa perdita, questa incapacità dal punto di vista di poter svolgere quella che era la normale attività, ecco, in questo caso quindi il camminare. Perdere queste funzioni per il paziente deve rappresentare un campanello d'allarme estremamente importante. Poi ci sono degli altri sintomi che possono, diciamo, in qualche modo accompagnarsi, per esempio anche delle, vediamo le caviglie che tendono a diventare più gonfie, quindi tutto questo rappresentano delle spie che in qualche modo ci devono portare al nostro medico, il quale il medico di base già di per sé dà un indirizzo per quanto riguarda... La radiografia, insomma... La storia del paziente è fondamentale, e poi la banale radiografia. Medico di base oggi sempre di più deve limitarsi a quello per poter poi mandare il paziente a fare un ulteriore accertamento dello specialista. Allora, c'è una domanda dal pubblico. Sì, signora, prego. Professore, il mio medico mi ha detto che soffro di instabilità vertebrale. C'è qualcosa che posso fare data la mia età? Allora, l'instabilità, ne abbiamo un po' parlato, è un processo che può a volte accompagnarsi a problemi di tipo di restringimento del canale, o a volte essere presente per delle cause precedenti. A volte sono le vertebre stesse che hanno perso il collegamento tra la parte anteriore e la parte posteriore della vertebra, e quindi quando si tratta di un'instabilità importante, oggi noi possiamo trattarla mediante delle tecniche o di tipo rieducativo, cercando il più possibile, come dicevo, di fortificare questa colonna anteriore muscolare e quindi ottenere una sorta di autolimitazione del movimento, oppure oggi chirurgicamente, ecco qui vediamo come noi possiamo, attraverso delle viti che oggi possiamo utilizzare senza neanche dover aprire la colonna vertebrale, possiamo dare stabilità a questa colonna, e questa stabilità permette di poter riprendere una funzione normale. Pensiamo che oggi questi interventi vengono fatti quasi senza ricovero, per cui è un trattamento molto molto più rapido rispetto a quello che prima era invece uno spauracchio importante, lunghi ricoveri. E anche con la paura, anche no? La paura. Perché insomma parecchi pazienti poi ovviamente non si avvicinano tante volte agli specialisti proprio perché hanno paura dell'intervento chirurgico. Esatto, che magari però penso che sia... oggi c'è quindi una possibilità di poter evitare di ricorrere a dei trattamenti così invasivi, e quindi dare la possibilità di poter affrontare con maggior serenità questo tipo di problema. Esatto, allora andiamo ad Asti perché ci sono tantissime telefonate dove c'è la signora Teresa. Buongiorno signora, benvenuta al mio medico. Buongiorno. Spero di essere breve perché sono emozionatissima. Sì. Dunque, io la volevo dire al professore. Sì. Per parecchi anni ho sofferto di mal di schiena, poi alla fine facendo gli esami strumentali abbiamo scoperto questa stenosi che ho portato per anni con antidolorifici, facendo un po' di ginnastica, però alla fine praticamente sono arrivata veramente a essere piegata in due. Il dolore sempre fortissimo, cioè tutti i sintomi che il professore ha elencato io praticamente li ho sperimentati tutti, proprio uno per uno, e quindi poi alla fine si è deciso di fare l'intervento. L'intervento è andato benissimo, ho avuto un ricovero di 3 giorni, sono stata dimessa dopo 3 giorni, praticamente stavo bene, diciamo, il mal di schiena era scomparso. Prima dell'intervento avevo già iniziato a perdere la sensibilità del piede, però adesso a distanza, perché mi sono operata nel 2008, a distanza di 6 anni, quasi 7, mi ritrovo ad avere veramente, di aver perso la sensibilità del piede destro, oltre che adesso piano piano anche il sinistro. Signora Teresa, quanti anni ha lei? Io adesso ho 66 anni. Mm-hmm. Adesso, per cui adesso ha perso questa sensibilità al piede? Sì, ecco, e va con, cioè praticamente progredisce questo problema. Io infatti da 6 anni che non tocco più la macchina, non guido più, perché allora, appunto di questo piede intorpidito, ecco. Allora, anche, sì, sentiamo, intorpidimento. Sentiamo il dottor Ascani che cosa... Allora, il problema probabilmente dopo l'intervento era stato risolto, il problema del dolore, quello che mi è sembrato essere il sintomo iniziale,
e sicuramente il recupero c'era stato. Ora bisogna capire, vedere se si potrebbe essersi ricreata una condizione stenotica, magari di un livello, diciamo, più basso delle vertebre, e quindi potrebbe essere in qualche modo nata nuovamente, visto che comunque è stata operata a un'età estremamente giovane, e quindi potrebbe essersi ricreata una condizione per cui di questo ci possono genere. Essere delle recidive, dottor Ascani? A volte, se il trattamento non è stato svolto in una maniera del tutto efficace o non è stato trattato il livello in maniera completa, ecco che possiamo avere un ritorno della sintomatologia. Mi sembra che la signora stia definendo nuovamente un quadro di sintomatologia in cui perdi la sensibilità. Probabilmente poi questa sensibilità non è stata mai recuperata fino in fondo dal primo intervento, quindi è una condizione che dovrà discutere con il suo specialista con il quale ha fatto il primo trattamento per verificare se è un quadro nuovamente ritrovato. Oggi con un studio neurologico accurato, un'elettromiografia, quindi uno studio della conduzione nervosa, è possibile andare a verificare esattamente se è nuovamente presente una condizione di restringimento e di stenosi come quello. Allora c'è un altro, anche perché poi è giovane comunque la signora appunto. Al telefono. Allora, c'è un altro intervento? Sì, signora, prego. Buongiorno, senta, le volevo chiedere, a causa di una caduta c'ho l'osso sacro piegato, volevo sapere con gli anni a cosa posso andare incontro, visto che a volte già ho difficoltà a stare dritta. I traumi. Il trauma è una condizione, le fratture possono essere delle condizioni predisponenti per quanto riguarda questa patologia. L'osso sacro, diciamo che per fortuna ha un po' meno il problema di questo tipo, nel senso che l'osso sacro è un po' più rigido rispetto alla parte restante della colonna vertebrale e quindi senza dubbio è meno interessato rispetto a questo. Però è chiaro che questa sua situazione le ha creato sicuramente un'alterazione della sua postura. Quindi sarebbe utile che lei, insieme al suo riabilitatore o quello che in qualche modo la segue da questo punto di vista, riprendesse un po' il suo aspetto posturale e cercasse di considerare questa storia di questa frattura come un qualche cosa che potrebbe in futuro darle dei fastidi di questo tipo. E allora io direi, vale la pena assolutamente già fare una prevenzione, quello che parlavamo appunto, esatto. Che dicevamo prima, è fondamentale. Movimento. Quindi evitare che la sua nuova postura assunta dopo il trauma, magari in maniera del tutto inconsapevole, possa determinare quindi un'alterazione del carico e quindi la comparsa di una sofferenza artrosica della colonna. Allora, ci sono tantissime telefonate, immagino, oggi è un argomento spinoso. Che interessa molto. Allora, ce ne andiamo alla provincia di Milano, dalla signora Mariangela. Benvenuta Mariangela. Buongiorno signora. Sì. Buongiorno. Mi posso rivolgere al professore? Sì, è in diretta, può fare la domanda al dottor Ascani. Ecco, allora io ho anch'io mi hanno riscontrato al Besta di Milano la sindrome del canale ristretto. Però contrariamente a quello che ho sentito, io non ho dolori alla schiena, non ho dolori alle gambe, per fortuna mia, solo che ho le gambe pesantissime quando cammino. In casa no, cammino come un treno, io ho 76 anni, ma quando sono per strada, dopo mezzo chilometro, proprio mi sembra di trasportare un peso come se le gambe fossero di marmo. Quindi può essere anche che ho sentito anche per il coccige, no? A 27 sì. anni sono caduta su uno sci in costa e ho avuto la sublussazione del coccige. Poi nel 92 sono stata operata per un tumore all'utero, mi hanno fatto la radioterapia. Possono queste cose incidere sulla stenosi? Ecco, a suo tempo il medico del Best, il neurochirurgo, me l'ha sconsigliato l'intervento, mi ha detto che non era necessario. Mi ha consigliato di fare Pilates, ma io devo dire la verità, non ci riesco, non capisco, allora, non sono coordinata, trovo difficoltà. Sì, allora signora Mariangela, sentiamo il dottor Ascani, che consiglio possiamo dare? Credo che il suo, diciamo, medico di riferimento di un istituto neurologico come quello del Besta di Milano, certo. Sicuramente le avrà fatto un'analisi approfondita di quella che è la sua situazione attuale. È chiaro che quello che lei ci racconta è un sintomo molto caratteristico, per cui questa pesantezza degli arti inferiori delle gambe rappresenta per lei un problema importante. Beh, io credo che oggi come oggi proprio la possibilità di questi metodi anche alternativi dal punto di vista dei trattamenti
chirurgici o trattamenti conservativi possa in qualche modo indirizzare al meglio. Io non andrei quindi a, diciamo, sottostimare questa situazione, andrei nuovamente dal suo, diciamo, medico di riferimento per vedere insieme a lui se la persistenza di questa sintomatologia possa trovare una risoluzione differente, anche a livello chirurgico, quindi prendendo anche il coraggio eventualmente, perché se lei perde sempre di più la forza per strada, ha questa difficoltà, ha fatto tutte le sue valutazioni, non esistono problematiche di insufficienza vascolare che in qualche modo possano, a volte possano in qualche modo mascherare questo tipo di problematica, allora a quel punto lì vale la pena andare a tentare di risolverlo mediante un trattamento anche chirurgico. Oggi questa microchirurgia che si utilizza nella colonna vertebrale permette di andare a risolvere questi problemi e quindi bisogna cercare in qualche modo di trovare fiducia anche in trattamenti, esatto, di questo tipo. È questo, infatti, bisogna trovare fiducia. Certo. Allora, mi stanno dicendo che vogliono, ovviamente le persone che telefonano, vogliono soprattutto i consigli sulla prevenzione. Mi ho sentito che la signora, insomma, hanno consigliato di fare Pilates, di fare ginnastica, però lei ovviamente non la vuole fare, cioè non ha tempo. Pilates è... Allora, diamo dei consigli pratici. Assolutamente. Ecco, questa forma, per esempio, ecco, è stato citato il Pilates. Pilates è una forma assolutamente utile di trattamento, perché mediante l'utilizzo di macchine che permettono un lavoro in trazione prolungata, dolce delle nostre articolazioni e quindi della nostra colonna, può essere uno dei trattamenti da prediligere in questo tipo di patologia. Quindi non perdere la capacità di movimento della nostra colonna. Ecco, abbiamo visto, lei riferiva alla paziente precedente, queste gambe così pesanti. Ecco, noi dobbiamo capire fin dall'inizio che la prevenzione è fondamentale, quindi perdere la mobilità vuol dire in qualche modo aiutare la nostra artrosi a continuare il suo processo di evoluzione. Mantenere il movimento vuol dire contrastare il contrario, come questo avviene per tutte le articolazioni, ma in particolare per la colonna. Mantenere il movimento, direi, contrasta la rigidità e quindi la formazione di queste, di tutto ciò che determina poi un restringimento del canale. Quindi abbiamo detto, mantenere l'equilibrio a livello muscolare è fondamentale, mantenere il movimento è altrettanto importante perché permette, certo, di evitare questo. Quindi direi, questi sono i consigli principali. Allora, chi non ha la possibilità ovviamente di andare in palestra per mille motivi, certo, allora magari una camminata, magari quando si va a fare la spesa, perché no, 30 minuti al giorno consigliano il professore Ascani. Camminare è già uno degli aspetti fondamentali perché permette di esercitare tutta la muscolatura degli anteriori, permette di evitare anche quelle che possono essere le condizioni vascolari, possono essere estremamente importanti, quindi evitare, cercare quanto più possibile di fare anche utilizzo di piccole scale per poter cercare di non prendere sempre ascensore. Ecco, tutti questi possono essere dei consigli. Che movimenti. Allora, grazie davvero a dottor Claudio Ascani.